Buongiorno Danis, campionato CCST, 36esimo round, oggi 19 agosto 2018. Allora, formazioni che stanno per scendere in campo al CCST Stadium per l'Atletico col numero 1 Cutugno, il 2 Bertei, il 3 Isgroi, il 4 Irrere, il 5 Bellinvie, il 6 Caragliano, il 7 Citto, l'8 Cattafi, il 9 Molliche, il 10 Maestano Giulio e 11 Italiano 2. A disposizione Vitale per la Vigor col numero 1 Italiano, il 2 Trazzi, il 3 Russo, il 4 Peccarisi, il 5 Giorgiani, il 6 Milazzo, il 7 Giardina, l'8 Locantro, il 9 Rato, il 10 Lamalfa e 11 Leto. Partito. Leto, la il tiro di Leto, la parata di Cutugno. Mollica ancora il tiro e c'è il gol di Mollica. 1-0 per la formazione dell'Atletica, segnato Mollica. Attenzione Giardina, c'è il gol credo. Giorgiani pareggia per la Vigor. Tirato, c'è qua spazio per tirare, poi appoggia Giardina. Giardina si gira, il tiro è 2-1, gol di Giardina, gol, Giardina che porta in vantaggio la Vigor. La Malfa appoggia un pallone per Giardina, Giardina che poi appoggia verso Leto, Leto non c'è gol, Locantro che spara, e la parata di Cutugno, parata importantissima, e riparte ancora la Vigor, sempre in aria, Giardina, para gol ancora di Giardina, 3-1, Giardina. Italiano, la conclusione di Italiano, traversa di Italiano. Giulio Maisano, Gitto, e gol di Gitto, 3-2. Maisano, possesso di palla, poi Milazzo, ancora Maisano in estremis, Giorgian devia sulla linea di porta. Ancora un gol, questa volta è un autorrete di Milazzo che fissa il punteggio sul 3-3. Giardina pesca Leto, non so se era fuori gioco, però Leto se ne va, palla al piede, Leto ancora, poi appoggia verso la casa d'arrivo, gol di Tracci, 4-3. Locantro. E lo splendido tiro al volo di Rato di pochissimo sul fondo.
Giardina, trazzi facile facile. 5-3 per la Vigor. Il tiro di Locatro, la parata di Cutugno, deviata, credo. Sano, porta palla in aria, poi stringe, poi cerca la conclusione, messa a terra. Calcio di rigore. L'Atletico, sul pallone, lo stesso Giulio Maisano, che è stato messo a terra un attimo fa in aria. L'arbitro qua non c'è, e quindi non abbiamo fischietti, non abbiamo nulla. L'arbitro è il presidentissimo Giulio Amaffa. Parte ora Canagliano, e si fa parare il tiro, il rigore da Italiano. Mollica perde tempo. Il tiro di Mollica, la parata di Nino Italiano, non certo difficile. Bertè cercava di sorprendere Italiano, ancora Irato, Irato che poi conclude con un tiro al lato. La conclusione di Maisano che sfiora il bersaglio. Il tiro di Sgro, beh, tutto di seniori e juniores. Mollica, Mollica che conclude e fa un gol, gol 5-4, accorcia le distanze Mollica. Grazie, raggiunge la palla nell'out di fondo, il cross Irato. Di poco alto sul fondo la conclusione di Irato. Mollica, Isgro, vediamo se Isgro conclude di sinistro, doveva tirare subito. Italiano, Italiano 2, conclude da lontano, un Italiano che para. Irato, vediamo un attimo fa, è stato sfortunato. Ancora una volta manda il pallone sul fondo. Maisano. Parata deviata sulla linea di porta, la conclusione di Maisano, ancora Isgro. Con la vittoria della Vigor per 5-4 sull'Atletico, abbiamo così concluso anche per oggi. Era il 36esimo round CCST, era e lo è ancora per poco. Ciao! Chi è che ha deciso la gara oggi? Nino Italiano. Nel secondo tempo si è rifatto il portiere della Vigor. Ha parato un po' di più.